Le principali regole anti-Covid anticipate in un manuale antiepidemia vecchio di oltre 400 anni. Ce ne parla Adriano Montibuzzetti. Divieto di stringersi la mano, persino in chiesa, obbligo di non uscire di casa neanche per visitare parenti, solo una persona per famiglia autorizzata a fare la spesa, munita di salvacondotto. Sembrano norme uscite dai decreti del primo lockdown o dalla bocca di un virologo televisivo, invece sono antichi precetti antiepidemia distillati in quello che la BBC sul suo sito definisce un manuale del distanziamento sociale, vecchio di oltre 400 anni. Fu scritta in Sardegna per la peste che nel 1582 flagellò Alghero. In quell'occasione il protomedicus cittadino Quinto Tiberio Angelerio, talentoso archiatra di origine calabrese, riconobbe i segni del morbo già visti anni prima in Sicilia e al vicere de Moncada si rivolse supplice con questo suo libretto, 57 regole auree che sembrano scritte oggi, dal divieto di balli e intrattenimenti alle transenne attorno ai banchi dei mercati per separare i clienti in fila, fino all'obbligo per chi usciva di portare con sé un bastone lungo 1,80 m per misurare la distanza obbligatoria da tenersi con gli altri. Le ferree regole causarono altro ricorso storico, malumori tra cittadini e commercianti, al punto che Angelerio ebbe anche a temere per la sua vita. Alla fine però, in 8 mesi, la peste era scomparsa e il medico continuò il cursus sonorum alla corte di Filippo II di Spagna, trovando anche il tempo per inventarsi, pare, il termine epidemiologia, oggi fin troppo gettonato.